soggetto che è sempre in dialogo. Io sono fatto di dialogo. Io sto nel dialogo. E per questa nuova puntata di speciale Chiesa Oggi andiamo a vedere la seconda parte dell'incontro tenuto a San Michele presso il nuovo centro giovanile dal professor Franco Vaccari all'interno del corso Love Lifetime, il tuo sì alla vita. Vediamo. Mi sembra che a un certo punto nel Vangelo, Danilo, correggimi se sbaglio, se non state a guardare in su, che si inciampica. Che vuol dire non state a guardare? Cioè è dentro, dentro la vita della persona, la sua concretezza. Quindi capire come siamo fatti vuol dire che si va a cercarlo lì. Allora, le emozioni di cui parliamo, ma lì dentro si mescola la presenza di Dio, non è mica che... Cioè, le emozioni, ora abbiamo parlato delle emozioni, poi parliamo di Dio. No, è lì, Nei sentimenti, cioè, vabbè, abbiamo parlato dei sentimenti, poi parliamo di Dio. No, è lì. E come fai a entrare in dialogo con Dio al di fuori delle emozioni e dei sentimenti? Quindi vuol dire che è un'altra cosa Dio. Passa dentro emozioni, sentimenti, pensieri, dialogo. Allora ascoltarsi in questo spazio, che è anche se stessi, è il primo grande punto. Diventare compagni di se stessi è una cosa meravigliosa. Se non lo si è, vuol dire che siamo in fuga da se stessi. Cioè, io c'ho sempre un nemico. Da qualche parte, ma io ho un nemico che mi spinge fuori. Dove? Nel chiasso, nella musica, nel rumore, nell'attivismo, nella frenesia. Ho portato in Trentino 300 giovani l'anno scorso. E abbiamo dato tre regole. No alcol, no droga. Non erano giovani selezionati come voi, così bravi, erano giovani così, senza selezione. Che volevano fare? Un percorso educativo. No alcol, no droga. La notte si va a dormire dopo mezzanotte, un altro giorno. Non si usano gli auricolari. Tre regole sole, per cercare di vivere. Oh, ma lo sapete che la cosa più dura è stata l'auricolare? L'auricolare. Te li vedi in pullman dopo 2 chilometri. Ma è uno spettacolo, ma è uno spettacolo. Ecco la fuga dalla solitudine così come la stiamo capendo. Non sono compagni di se stessi. Se staccano l'auricolare gli piglia paura. Cioè, chi sei te? Cioè, guarda che siamo qui da 80 chilometri vicini. Ma non lo sai, non lo sai chi sei. Perché l'altro può far paura come posso farmi paura anch'io. Questo è il punto. Allora, le vogliamo dire queste cose che di solito non le dicono fuori da questa chiesa? Le vogliamo dire queste cose? Vogliamo dire che qui si conosce come funziona l'uomo meglio di tanti che presuppongono di dire che lo conoscono e non lo conoscono? E certo, perché se si pensa quello si vende di più, Se invece io non ho bisogno di questo, non ho bisogno, e c'ho un ottimo compagno con me stesso, costo poco. Costo molto poco, direi che il mercato costa troppo poco, consumo troppo poco. Ah, questa è una grande questione, perché allora capite, da emozioni, sentimenti, legami, e veniamo al nodo, no, allora. Allora, il centro con cui costruire una relazione è il centro della persona, che però non è in fuga verso un altro, ma sceglie l'altro. Ah, questo è un grande punto interessante.
L'altro può essere un ottimo territorio di fuga come un territorio di conquista. Noi abbiamo spinte verso gli altri come fughe dagli altri, così come abbiamo detto per la persona. Allora, come faremo a costruire delle relazioni? Le costruiremo sulle basi delle emozioni? No. Le costruiamo soltanto sulla base dei sentimenti? Le costruiamo soltanto sulla base del pensiero? Allora dimmi tutto chi sei, fammi sapere, portami la carta d'identità, portami anche le ultime radiografie e poi voglio vedere se mi posso innamorare di te. Succede così? No, la radiografia non c'entra, grazie a Dio, no? Non è che funziona così. Allora dove sta la questione? Se si può amare, che cos'è? Non te ne intendi? E se cominciassimo invece a dire una parola, scegliere? Progetto. Progetto. Se cominciassimo a dire scegliere, cioè insomma, allora abbiamo detto, il babbo e la mamma non ce lo scegliamo, vabbè, il fratello nemmeno, ma l'amico? Ah, l'amico sì, l'amico sì che ce lo scegliamo. E che vuol dire che lo scelgo? Attenti, eh? Abbiamo detto che non bastano le emozioni, abbiamo detto che non bastano i sentimenti, abbiamo detto che non basta un pensiero razionale. Che vuoi? C'è anche un'altra parolina, bisogna mettercela. Eh? Lo voglio. Aspetta. Allora, il desiderio è... Vi piace la Nutella? Allora, pensate un attimo alla Nutella. Pensate un attimo alla Nutella. Eh? Pensiamo un attimo alla Nutella. Pensate un attimo alla Nutella. Un po' come l'anello di prima. Basta, perché hai sentito già, basta come ci faccia pensare. Che se non mi alzo vado via, non mi interessa come va a finire, ma io vado. Questo è il desiderio. Questo è il desiderio. È una spinta, eh? Desiderio ha a che vedere certamente col mondo delle emozioni, nasce. E che fai? Lo vuoi? Soddisfo, bravo. Cerco subito la cosa per soddisfarla. Tant'è vero che il bambino cerca subito all'inizio che cosa quando nasce? Il latte materno, lo vuole. E già fargli dire aspetta un minuto, è una cosa terribile. Ecco, tutta la vita è far smettere di urlare ciascuno di noi perché il seno materno non è a disposizione sempre come lo vogliamo. Si può dire che siamo persone riuscite quando non è che strilliamo perché ci viene tolta la poccia. Va bene? Queste sono le emozioni. Desiderio. Ma io ho detto lo voglio. Ho detto un'altra cosa, eh? Quindi, c'ho il desiderio. C'ho un legame, un sentimento. Quindi non sono neutro. C'ho anche ragionato e t'ho fatto anche la TAC. C'ho pure bisogno. Ma poi, dunque... Lo voglio. O che differenza c'è quando dico lo voglio? Scelgo. Sapete che cosa avviene qui? Avviene una rivoluzione. Perché io salgo uno scalino e entro nella libertà. Senza questo non sono nella libertà. Dice smetti di fumare. Ora smetto di fumare. Domani.
Cioè, ok, così legato alle sigarette che non sei capace neanche di... Oh, che c'entra questo? No, non importa. Ora, figurati, la libertà si può vedere una sigaretta. Allora, questo gesto che cos'è? Oh, c'è un bellissimo libro, del secolo passato, che parla di una storia di un certo Zeno con una sigaretta. No? Oh, meno male, qualcuno ha letto qualcosa. Bene. Che una storia con una sigaretta ci ha cavato fuori un romanzo che ha fatto storia. Allora, ve la faccio capire meglio. Io insegno anche psicologia, no? Oltre che farlo psicologo. Allora, io sto facendo una battaglia dell'acqua. Ma dice, che è la battaglia dell'acqua? La battaglia dell'acqua perché da 2 o 3 anni, 4, c'è un comportamento nuovo tra i banchi di scuola per cui ognuno viene con la bottiglina dell'acqua e ogni tanto si vede che... Io ho guardato un attimo, dopo un po', dico, si beve alla fine dell'ora, soffri, hai male, reni, problemi, no, no, sto benissimo, oh, tocca ferro, perché la scuola, la cultura, insomma, se non altro ha sbaragliato la superstizione, no? Allora, sto tocca ferro. Allora si può bere alla fine quando suona la campanella. Dico, sei già in crisi d'astinenza? No, però, bellissimo, qui siamo al cuore della serata, la risposta filosofica più alta del nostro secolo. Che male c'è? Bellissimo, e io lì mi scateno. Allora mi tolgo la giacca, perché la faccenda si fa interessante. Bellissimo, un dibattito su che male c'è a bere un sorsino d'acqua. Bellissimo. Perché è proprio sul niente di un sorsino d'acqua che ci si gioca la libertà. Certo, ma vedeste che battaglie. Prima di rendersi conto che uno sta maturando un atteggiamento che si chiama di dipendenza. E più sono dipendente e meno sono libero. È tanto semplice. Ma tu che vuoi? Io voglio bere. Ah, bravo, anche io voglio fumare. Invece, se il percorso che abbiamo fatto insieme è chiaro, posso avere le emozioni, posso avere il sentimento, posso avere i miei pensieri, e dopo tutto questo lo voglio. Se non arriva a questa dimensione, non arriva il regno della libertà. Parliamo di qualche coppia che arriva da me e di quelle che avevano finito la benzina di prima. È finito l'amore. Oh, bene, no? Com'è finito? Cioè, boh. Bella analisi, c'è da lavorare, no? Boh. Boh, ma il boh è drammatico, perché vuol dire, poi lavorandoci insieme viene fuori, che lentamente, giorno dopo giorno, è passato dal colore al grigio e dal grigio al niente, no? La sensazione di non raccattare nulla. È difficile mettere delle date significative, delle date del prima, dopo. Qualche volta c'è anche questo, ci sono i fattori traumatici, ma molto spesso c'è questo
scolorire piano piano, graduale. Perché? Perché non c'è stato il voglio. Quando vi ho proposto una di quelle domande, un giorno uguale all'altro, eccetera, lo sapete da dove è nata? È nata da una discussione, perché con una classe di studenti ho dovuto perdere mezz'ora per dimostrargli che non c'è mai un giorno uguale all'altro. Mezz'ora. Erano talmente video rincoglioniti che gli sembrava davvero, ed erano convinti, che i giorni fossero tutti uguali. Quindi pensate che opacità di analisi, che perdita, no, della capacità di indagare su se stessi. È chiaro che, allora, qual è il tema della mattina? Mi sveglio, inizio una giornata. Quando ho preso coscienza, la voglio vivere quella giornata, o è la giornata che mi prende e vive me? Oh, ma è qui che comincia la vita diversa, sai. C'è un sacco di coppie che si sono un po' risistemate perché gli ho detto la cosa semplice. Pensate, ora Vescovo mi ha presentato come uno dei migliori psicologi italiani, Fabrizio può testimoniare, che forse anche europei, ma ora vi dico una cosa, ora vi dico una cosa sconvolgente, che solo uno dei migliori psicologi italiani può dire. Che molte coppie si sono un po' risistemate da quando hanno deciso di alzarsi tre quarti d'ora prima la mattina e far colazione insieme. È finita. Capite? Cioè, non è il lasciarsi vivere, ma è scegliere di vivere. Non è che la giornata entra nella tua vita, ammazza, mi sono svegliato anche stamani. È l'opposto, il rovesciamento. È, mi sono svegliato, bene, dunque, scelgo, voglio, entro nella giornata. Ma cambia tutto, Cioè, non c'è un altro essere vivente che in un istante può far cambiare tutta la vita, e non per magia, questa non è mica magia, non c'è cilindro magico, non c'è niente, non è magia, è una riflessione, è usare il cervello, quella parte di cervello in più che abbiamo rispetto alla gallina. Se la usiamo è semplice, ci si arriva a questa considerazione. Allora vedete, facciamo due o tre considerazioni, poi vi lascio perché insomma a un certo punto bisogna andare anche a letto, però diciamo due o tre considerazioni. Voi che avete scelto di essere qui stasera, ma poi attenzione, comincia sempre i distruttori. Sì, ho scelto, ma perché ci sei andato, ma perché c'era lui, perché mi ci ha scelto. Vabbè, ho capito, la vita non è mica, non sto mica parlando la scelta pura, quando comincio a dirvi queste cose andate a mangiare un gelato perché fate meglio. Questi sono i filosofeggiamenti, vaneggiamenti che del nulla, e che le cose pure intese in questa maniera non esistono assolutamente, mai, assolutamente. Quindi si sceglie con tante componenti dentro la scelta. Se vi piace l'immagine semplice, si sceglie con percentuali diverse, no? È importante che ci sia una percentuale di scelta. Allora, voi avete scelto di essere qua e dobbiamo anche rivalutare questa scelta. La valutiamo, la valorizziamo. È una scelta. Non si può ridurre al mi va. Ma lo sapete che quel giochino dell'acqua che ho fatto, alcune di queste ragazze diventavano insofferenti, stavano male. Soltanto aver posto il tema che ora non bevi, gli veniva la voglia di bere che non si riuscivano a controllare.
provatelo, provatelo. E la via d'uscita falsa, che male c'è? Cioè non vedere il piccolissimo, minuscolo, ma grande dramma, proprio perché davanti all'acqua, di fronte a una sorsata d'acqua. È la videodipendenza, l'acqua dipendenza, la dipendenza. Ecco che allora il tema è fuga da sé, fuga nell'altro, sono le emozioni che mi spingono, sono i sentimenti che mi sostengono o sono anche le scelte che rinnovano? È il punto, è la volontà. La volontà, attenzione, voglio fare questa precisazione, non la volontà come dice quello è uno tutto di un pezzo perché uno che quando ha detto una cosa la fa. No, non sto reclamizzando questo, perché quello aspettatelo, dice aspetta, ritorno fra 2 ore. Sì, ci può essere più o meno volontà, chi ce n'ha di più, bene, ma non è che si va avanti a forza di volontà. Non sto dicendo questo, penso mi siamo capiti. Il mondo umano gorgoglia di emozioni, di sentimenti, di pensieri e arriva alla volontà. Perché nella volontà, nella scelta, c'è il regno della libertà. È il regno della libertà. E allora concludiamo con una parola sull'amore. Io non sopporto quando sento dire che l'amore è un sentimento. Evito di chiedervelo, perché sicuramente qualcuno me lo diceva, dopo mi arrabbio. Perché se le emozioni sono volatili e i sentimenti ci investirei giusto, anche perché ce l'hanno quella doppia dinamica, no? L'amore è quest'altra cosa che dicevamo alla fine, è la scelta del donarsi, scelta di donarsi. Attenzione, scelta di donarsi non vuol dire che gli altri mi mangiano, eh? Sono io che scelgo di farmi mangiare, è diversa la cosa, eh? No, eh? Quegli altri che mi spianano, sono io che scelgo. E purtroppo tante volte, siccome si creano nelle famiglie, nei gruppi, nelle comunità, dei meccanismi dove in famiglia lui è bravo, ne è un po' meno, oh lei com'era brava, lui è un po' meno, nei gruppi lo stesso, com'è bravo lui, quello farà sicuramente il prete, la suora, no? Insomma, voglio dire, tanto bravo, no? Ognuno si crea nei meccanismi. Attenzione, attenzione, l'amore è una scelta libera di donarsi, liberi dai condizionamenti, e questa è una libertà, e richiudiamo il cerchio, una libertà interiore. Se non c'è questo scavo, come fai? Allora, perché i rapporti, i legami possono essere dei legami che tolgono la libertà invece che favorirla. Come ho la possibilità di crescere dentro le relazioni, dentro i rapporti? Scegliendoli, non subendoli, non subendoli, scegliendoli. Tutta la storia dell'individuo è questo, si trova dentro rapporti che non ha scelto e arriva a costruire rapporti che sceglie. La vita ti fa trovare cose che non hai scelto, ma la forza sarà sempre sceglierla. E si può scegliere tutto. In questa chiesa lo possiamo, a conclusione di questa serata, ricordare che i santi ci insegnano che si può scegliere la cosa anche più orribile. Padre Kolbe sceglie ad Auschwitz, e nello scegliere donare ama quella persona, non il mondo, quella persona ama, è libero. Dove? Ad Auschwitz. Impossibile. Non so se... Allora vedete, perché è lì dentro che vive il dialogo spirituale, dentro questa
cella paradossale a questo punto di libertà, perché se non la custodiamo si dissolve. Allora comprendiamo che il lavoro su sentimenti, fragilità, forza, eccetera, è quello di custodire la cella, ma non per l'isolamento, per una solitudine nella quale riflettiamo su noi stessi, viviamo tutta la gamma delle emozioni, che sono meravigliose, infinite, piano piano le sedimentiamo nelle relazioni e costruiamo dei sentimenti diversi, tutti diversi anche quelli, come sono le emozioni. Sì, magari abbiamo 10, 20, 30 amici, ma con ognuno la relazione è diversa. Abbiamo delle facoltà per cui possiamo riflettere su come vanno le nostre cose, analizzarle, giudicarle, e ogni giorno noi le possiamo scegliere e non subire. Ci sono delle persone che soltanto l'idea di poter cominciare a gestire la propria vita dall'averla completamente subita cambiano. Quante volte si parla anche nei termini spirituali della conversione, no? La conversione ti rimette al centro della tua vita, tu che ti eri allontanato da te stesso. Ti eri allontanato da te stesso, ti ritrovi, ristabilisci il ponte, il dialogo con te stesso. Te l'ha fatto ristabilire qualcuno che si è mescolato nel tuo dialogo interiore. Questa è la conversione, il protagonismo, non la fuga. Ecco, io credo che noi abbiamo un patrimonio enorme, abbiamo una conoscenza di quello che siamo, possiamo crescere in una conoscenza forte. E camminando insieme, ecco, come state facendo voi, come si fa sempre nella Chiesa, nella vita comunitaria, si ha lo spazio dove si possono esprimere queste cose. E anche questo diventa spazio di libertà. Perché si cerca di analizzare che le nostre comunità non siano luoghi di condizionamenti, ma che sono i luoghi invece dove si cresce liberi. Perché? Perché si sceglie, perché si vogliono. E allora si costruisce da protagonisti. Non siamo passivi. Il mercato ci rimetterà un po', ma noi sicuramente ci guadagneremo in felicità. La relazione si è conclusa con un vero e proprio dibattito. Quest'ultima parte dell'incontro è visibile sul nostro sito all'indirizzo www.tsdtv.it. Vi ricordiamo anche che potrete inviare suggerimenti, proposte e commenti a chiesaoggi@tsdtv.it. Grazie per averci seguito. Arrivederci.